va sotto le tribune per lo stacco con l'errore di Romanziera, ed è proprio Rania Mack che però sbaglia. Stava andando al comando, poi ha sbagliato Rania Mack, così Revenge Wise rimanda avanti, seguito da Reedy Winner, poi il numero 1 Rob Damaschi Mark, seguiti dal 7 Red Rose, mentre è rimasto all'esterno il 2 Roy. 215.8 per Revenge Wise, che guida, sbaglia Rob Damaschi Mark, lasciando la terza posizione allo steccato al 7 Red Rose, che è seguito dall'8 Rania Almar. 400 in 31.4. Non ha fermato Leonardo Vastano con Revenge Wise, che stiracchia un po', e così il gruppo è sempre lungo i 600 passati in 47.4. Revenge Wise al comando, Reedy Winner PP, che non è brillante nel seguire l'andatura. 1.29 per i primi 800 metri, con Revenge che sta facendo corsa a sé praticamente, perché Reedy Winner PP non riesce a andargli dietro, e così arriva al chilometro in 1.18.5. Sposta Red Rose per aggirare Reedy Winner PP, che sembra in difficoltà, così Revenge Wise al comando. Adesso l'avversario è Red Rose, che sta recuperando, mentre anche Roy avanza. 15.4 sulla retta opposta alle tribune per Revenge Wise, che vede la sagoma di Red Rose avvicinarsi. Poi anche Roy è brillante, con Revenge Wise che deve subire adesso all'esterno Red Rose, mentre Roy ha l'impressione di voler andare all'interno. Retta d'arrivo con Red Rose al largo, che sta passando su Revenge Wise, poi Roy all'interno, Red Rose che prende la meglio e va a vincere Red Rose con Massimo Sediari, che torna al successo nei confronti di Roy, che corre molto bene e all'interno batte Revenge Wise. Tempo al chilometro ufficioso di 1.18.7 per Red Rose e Massimo Sediari. Una volta sbagliato la favorita Rania Mack, è stato tutto abbastanza semplice per Red Rose, che continua sulla serie di buone prestazioni. 7 al primo, 2 al secondo, 4 al terzo. È tutto per la prima del San Paolo. Linea allo studio.